Laura ha detto sì al primo bilancio consolidato del Comune di Napoli. Che significa questo per la Significa rendicontare alla città come messo e in qual è lo stato di salute del sistema pubblico nostro, cioè Comune di Napoli, il sistema delle partecipate, delle 8 partecipate del Comune. E lo stato di salute è uno stato di salute discreto, nel senso che a fronte di una massa debitoria complessiva di circa 3 miliardi, abbiamo 8 miliardi di patrimonio che coprono abbondantemente questa massa debitoria. Devo dirle però che mentre rendicontiamo la città di Napoli, nello stesso tempo diciamo a noi stessi che adesso comincia il lavoro, nel senso che avendo a disposizione dati nuovi che non avevamo a disposizione prima, adesso dovremo efficientare, ridurre gli sprechi, intervenire, migliorare per offrire alle donne e agli uomini di Napoli più servizi e di migliore qualità. Non possiamo non affrontare la questione NM, stasera c'è un ulteriore incontro con i sindacati, qual è l'auspicio? Guardi, ovviamente l'auspicio è che questo incontro possa chiudersi positivamente. Io credo che ce ne siano le condizioni. La situazione di ANM ha le difficoltà che sono note ormai alla città. Il confronto con le sezioni sindacali è un confronto duro, di merito, vogliamo che abbia risultati positivi. Occorre condividere un percorso. Senza una condivisione ANM è finita e nessuno di noi si può permettere, parlo a me stesso, di considerare finita la più grande azienda di trasporti del Mezzogiorno, migliaia di famiglie e di persone che vivono di ANM, migliaia e migliaia di cittadini napoletani che hanno bisogno di più trasporto, di più qualità, di più puntualità.